Una rete del numero 13 Romeo, messa a segno alla mezz'ora della ripresa, decide la gara di andata valida per la semifinale nazionale di Coppa Italia di eccellenza. Ha vinto il Troina sugli schermi in maglia gialla contro il Paterno e quindi onore ai siciliani che hanno confermato di essere una gran bella squadra, fortissima fisicamente e altrettanto valida sul piano della tecnica pura, grazie anche ai numerosi stranieri che annovera nelle proprie fila. Partita di non facile decifrazione, quella tra abruzzesi e isolani, perché le due squadre non hanno mai rinunciato ad attaccare, ma lo hanno fatto sempre tenendo un occhio di particolare riguardo alla fase difensiva. Marcature rigide, ma comunque sempre a zona. Si inizia con una opportunità per gli ospiti quando un rimpallo in area del Paterno consente a Diallo di colpire di testa, ma Serpietri è ben piazzato. Passa un minuto e l'occasione capita ai marsicani. Aquino lavora palla e cede a De Iorio. Da questo in direzione di Kras che mette al centro un pallone pericoloso che i difensori ennesi deviano in calcio d'angolo. Sugli sviluppi del terzo corner il Paterno va anche in gol, ma il fallo sul portiere è abbastanza evidente e l'arbitro non ha difficoltà ad annullare. 27esimo, cross sbilenco di Fricano e la palla per poco non sorprende Serpietri che evidentemente non si aspettava il cambio di traiettoria. 40esimo, assolo di Leccese sulla destra con assist finale a beneficio di Bolzan che si gira in un fazzoletto e conclude alto sulla traversa. E per chiudere la prima frazione vi mostriamo questo destro di Facundo da 40 metri, una bomba che si spegne a lato ma non di molto. Poi si fa male seriamente Diallo che viene sostituito dal possente Romeo. E passiamo alla ripresa. Si inizia con Aquino che va sul fondo e crossa indietro per Leccese che va a colpire di testa, ma la palla picchia contro la base del palo, strozzando in gola ai nerazzurri l'urlo del gol. La risposta ospite è in questo cross di Romeo e colpo di testa finale di Fernandez che si perde alto. Lo 0-0 non si schioda e allora i due tecnici iniziano con le prime sostituzioni. Nel Paterno escono Bolza nelle Cese per Albertazzi e Puglia. Fuori anche Fernandez nel Troina per far posto a Melillo. Un cross di De Iorio dal fondo sembra buono per Aquino che però arriva con un attimo di ritardo all'appuntamento col pallone. Poi Lucarelli toglie anche Vitale e di colpo il Paterno perde il faro a centrocampo. È il 24esimo e 6 minuti dopo il Troina passa. C'è un lancio dalle retrovie per Romeo, che approfitta di una scivolata di D'Amico e fila via verso Serpietri. Destro verso l'angolo più lontano sull'uscita del portiere e gli isolani passano in vantaggio. Al Paterno sembra crollare il mondo addosso, ma l'11 di casa ha una reazione che vale quasi il pareggio. È il 36esimo quando Di Rocco molla un destro da 35 metri che costringe Lizzoni al volo laterale per evitare il peggio. E poi le due occasioni mancate clamorosamente da De Patre, che al 24esimo aveva sostituito Vitale. Nella prima circostanza il numero 18 schiaccia troppo il pallone di testa dall'interno dell'area piccola, quando già tutti avevano gridato al gol. 6 minuti più tardi, sul traversone di Puglia, la palla buona l'ha ancora De Patre, ma neppure stavolta l'attaccante azzecca la capocciata vincente. L'ultimo sussulto vede Di Ruocco districarsi a dovere sulla sinistra e appoggiare indietro per Aquino che tira di sinistro, ma Lizzoni blocca a terra e dopo 4 minuti di recupero il Troina può festeggiare e guardare alla gara di ritorno con malcelato ottimismo.